Voci.fm, il sito delle voci. Siamo di nuovo al Romix, 25esima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, dell'Animazione, del Cinema e dei Games, che anche in questa sessione primaverile ha dato ampio spazio all'arte della voce. Noi di Voci.fm c'eravamo anche stavolta, a seguire in particolare il Gran Galà del Doppiaggio, presentato da Perla Liberatori e Stefano Brusa. Ed ecco la nostra videosintesi tutta per voi. Da Patrizia Simonetti, buona visione. Ho riso e ho pianto mentre
non doppiavo, pianto mentre l'ho rivisto, pianto la seconda, la terza volta l'ho rivisto, insomma, trovo che sia un regalo meraviglioso per un attore fare, avere questa occasione di recitare questo ruolo in quel film, che è stato meraviglioso. Grazie. Grazie, tu che sei più brava. Questa è Doris, suo cognato Carlo, il gestore della tavola calda. Lavora qui da quando aveva 17 anni. Non so, voglio dormirci su. Oh, ma non lo so, mamma, sono incastrata. E invece vuoi un drink? Che io ho già fatto 50 anni di matrimonio l'anno scorso con mia moglie, ma ne ho fatti 57 con questa grande famiglia che siete tutti voi. Se non ti dispiace me ne occupo a modo mio, ok? E ora vaffanculo. Signora Hayes, accomodati, cosa posso fare per te? Bello, bello, poi questo è un attore meraviglioso, veramente un grandissimo attore. Ma che guarda il premio, è bellissimo! Che cosa ti prende? Che cosa intendi? Elisabeth, guardati. Francesco Bucca! Ringrazio tutti e soprattutto ringrazio Elio Zammuto, che io chiamo Papone perché è proprio un papà per me, quindi lo ringrazio tanto. Vince il premio Andrea Guardana 2019, Chiara Olivier. Dov'è un incitamento a fare sempre più, sempre meglio e a metterci sempre più il cuore. Grazie. Molto tutti del premio. Questo è per te, Lucrezia. Sembra un po'. Cantiamo l'inno d'Italia, glielo vuoi dare? È stata una serie meravigliosa e difficile, molto difficile da fare, però come ha detto uno dei miei maestri, che ora lavora poco, non lavora più, che era Filippo Ottoni, che è un lavoro di squadra, quello del direttore in questo caso di una serie, quindi anche su un tempo anche più lungo. Grazie a tutti, il premio del pubblico è qualcosa importante. Grazie alla poesia e Carlo. Per la verità è anche un finale di carriera alla mia età, per cui spero di poter fare ancora qualcosa. Intanto naturalmente mi sono persa. Volevo ringraziare le doppiatrici, i doppiatori, le direttrici, i direttori, gli assistenti che in questi 50 anni di doppiaggio comunque tutti mi hanno insegnato qualcosa. Grazie a tutti, quelli che ci sono e quelli che non ci sono. Questo è un lavoro fantastico, che facciamo tutti insieme. Teniamocelo stretto, non ce la facciamo rovinare. Bravissimo. Sante queste grandi parole. Una sorpresa, perché non essendo obiettivamente, io non sono un nome famosissimo, né questo riscontro del pubblico c'era mai stato, quindi questo fatto che mi abbiano votata è una sorpresa molto bella. Infino! È facile per i ragazzi essere nelle sale e poter assistere ai gruppi di doppiaggio e poter diventare la nuova generazione, e invece ne abbiamo totalmente bisogno. Non mollate, cercate di arrivare al vostro massimo. Chi
lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.